Buongiorno, siamo alle pendici del Monte Cimino, 700 metri sul livello del mare. Questo è un lato del nostro giardino, adibito un po' a giochi per bambini, anche per noi un po' più grandi. E dove vorremmo installare un nuovo apiario, un apiario didattico, chiamiamolo così, per poter dare anche ai piccoli, ai ragazzi, alle persone che non conoscono le attività di apicoltura, per dare modo di conoscere qualcosa di più. Qua abbiamo una grande pianta di acacia, a seguire ce ne sono altri dietro. E le nuove che nascono, ovviamente l'acacia è una pianta un po' infestante, per cui tende a far nascere piante un po' ovunque. Qua abbiamo un po' le nostre pere meravigliose. E qual è lo scopo? Lo scopo è questo: lasciamo crescere un po' di altre piante di acacia, qua abbiamo un po' di prugni, abbiamo ottime fioriture in primavera qua, e facciamo crescere un po' di queste acacie qua. Come vedete, l'acacia è una pianta che comunque cresce rapidamente, e per il prossimo anno vorremmo creare questo angolo adibito a visite didattiche. Raccontiamo un po' le storie delle api. Possiamo allestire qua un angolo con poltrone, con panche, ok, in modo che si possa osservare questo. Qua per ora abbiamo sistemato un paio di famiglie che resteranno qua a dimora. Questa è una famiglia nuova, un'origina di un mese fa, 30 giorni fa circa. Abbiamo travasato stamani in una nuova arnia. Questo è l'angoletto, come vedete qua sopra sono tutte acacie, abbiamo i noccioli, ottime scorte per la primavera. Nel frattempo gli diamo un po' anche di zuccheri, come vedete, le apine gradiscono. Qua abbiamo un'altra nuova famiglia che resterà anche lei qua in questa postazione. Per ora le lasceremo solo due in questa postazione. L'aviario sta distante 100 metri verso sud. Là stanno a dimora altre sette famiglie in produzione. Vediamo. Per ora sono in pausa. Pausa produzione, quasi tutto finito, faranno le scorte per l'inverno. E niente, questo è tutto. Io proverò, inizierò ad aprire un canale e cercherò di documentare quello che faccio. Oggi sono con il cellulare, mi organizzerò con la fotocamera affinché possa fare delle riprese migliori. E niente, è tutto qua. Io vi auguro oggi è domenica, vi auguro una buona domenica, con l'occasione che vi piaccia. Se vi piaccia, perché no? Mettete un mi piace, iscrivetevi al canale. Vediamo un attimo poi di poter allargare, no? Ampliare un po' quelle che sono le riprese. Questa è dentro non c'è Regina. È una nuova famiglia, un nucleo che si sta creando, la nuova regina. E di maschi qua fortunatamente là dentro ce n'ho tanti, e nelle altre casse ce ne sono altri. Non molto distante da qua ci sono una sessantina di alveari, per cui non dovrei avere problemi per la fecondazione, speriamo. Questi erano dei telai che erano a rischio saccheggio, una famiglia a rischio saccheggio, l'ho divisa, ho portato
tre telaini, uno di scorta e due di covata, covata fresca e covata percolata. E vediamo, no? Adesso lo lasciamo riposare, fra una settimana andremo a vedere se magari si sono fatte le celle per la nuova regina e poi speriamo che per la fine di agosto magari di trovarla anche feconda. Come vedete noi mettiamo sempre dei contenitori con dell'acqua, oggi è piovuto un po' qua, ma come vedete c'è il sole di nuovo, la temperatura sale, anche se molto ventosa. Qua intorno abbiamo tutti i castagni e edera, ovviamente edera per l'inverno, per le loro scorte. Va bene, dal Monte Cimino è tutto, vi auguro una buona giornata, arrivederci e a presto. Ciao ciao.